linguistica computazionale è una disciplina che, nonostante la sua attinenza con le cosiddette moderne tecnologie, ha oramai raggiunto un'età di quasi 60 anni. È iniziata praticamente insieme all'informatica e insieme ai calcolatori, dando qualche volta addirittura dei contributi positivi, costruttivi all'informatica stessa. Si tratta di una disciplina che ha due anime, cioè un'anima fortemente teorica e un'anima fortemente applicativa. L'anima applicativa si riesce a capire facilmente, cioè abbiamo dei computer, abbiamo la necessità di trattare determinati segnali, determinati problemi, tra cui quello appunto del linguaggio, attraverso il segnale vocale, attraverso l'interazione uomo-macchina, eccetera. Dall'altra parte abbiamo anche invece, come ho detto, un aspetto estremamente teorico. Ed è un aspetto teorico che si, diciamo, ritorna, ha un suo ritorno sulla nostra conoscenza del linguaggio. Se ci vogliamo soffermare su questo secondo aspetto, cioè sull'aspetto teorico, ci troviamo però di fronte ad una dicotomia che è tipica della linguistica, cioè la dicotomia della elaborazione del dato da un lato, e da quell'altro invece della ricostruzione della struttura che produce il dato linguistico. In questo secondo settore, cioè la ricostruzione, andiamo verso una tipo di imposizione che deriva in qualche maniera dalla posizione epistemologica dell'intelligenza artificiale. Qual è questa posizione? Beh, è dovuta sostanzialmente risale indietro a Alan Turing, matematico inglese, che dal 38 in poi si è occupato di certi parallelismi che esistono tra sistemi formali e il sistema invece del ragionamento umano. Naturalmente una parte di questo ragionamento umano è il linguaggio. Dunque, se è possibile costruire una macchina che simula i passi dell'intelligenza umana, diciamo noi, è possibile anche costruire una macchina che ricostruisce i passi e simula i passi della produzione e della comprensione del linguaggio umano. Per far questo occorrono dei sistemi formali, e chiaramente da qui, proprio per dei sistemi formali, proprio a causa della radice, della matrice matematica del problema. E da qui naturalmente scende giù tutta una serie di riflessioni di tipo teorico formale che improntano un certo versante della linguistica computazionale. Parlo di analisi sintattica che si fonda sulla teoria delle grammatiche formali e degli automi, delle grammatiche formali di Chomsky e degli automi da Turing in poi. Parlo dello studio della semantica computazionale, che si avvale di strumenti che derivano dalla psicologia formale, ma anche dalla logica, dallo studio della logica formale, eccetera. E parlo anche di pragmatica computazionale, che si fondano invece sulla formalizzazione dei comportamenti cooperativi umani, che avviene in un settore specifico dell'intelligenza artificiale, che è la soluzione automatica di problemi. Quindi siamo in un versante altamente teorico che tende a riprodurre formalmente i comportamenti umani. Qual è la differenza tra la riproduzione, diremmo così, astratta, matematica, e quella computazionale? È che la computazione offre un elemento in più, cioè la simulazione. Io creo il mio modello, lo metto nel computer, se il mio modello è buono il computer funziona come io mi aspetto, se il modello non è buono il computer non fa ciò che io gli chiedo di fare, e dunque io posso ritornare a rivedere il modello.